Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Beh, oggi è un po' particolare il video perché questo video me l'ha consigliato una persona speciale per me. Ed è capitato tutto per caso perché è stato consigliato da mia nipote. E parleremo di loro. Alvin, Almi Supersala, Almi Rock and Roll, Alvin e i Chipmunks, insomma, potete chiamarlo in tutti i modi che volete voi, insomma, sono state fatte veramente tantissime versioni, come sappiamo la versione degli anni 80, io racconterò di quella, parlerò di personaggi degli anni 80, però sono stati fatti vari film e varie serie anche negli anni 2000, quindi in 3D è stato trasformato, sono cambiati i doppiatori, sono state fatte tantissime cose su Alvin Superstar. Ma voi ve li ricordate tutti i personaggi di Alvin Superstar? Io no, anche perché comunque la versione che guardavo io era la versione di fine anni 80 e inizio anni 90, quindi ricordarsi tutti i personaggi è difficilissimo. Mo, potrei ricordarmi dei Chickmas, ma degli altri poco. E allora voglio proprio parlare dei personaggi. I Chickmas erano composti da Alvin, Theodore e Simon. Il fratello maggiore era Alvin Seville, il più scapestrato di tutti. Era anche il leader del gruppo. Era innamorato di Britney, anche se non lo ammette mai. Poi c'è Simon, il più intelligentone, la voce della ragione. Poi c'è Theodore. Theodore è il paccioccone, il più piccolino di tutti, ed è quello che riesce sempre a mettere pace fra i due fratelli maggiori, tra Simon e Alan. Sono le Chippets, che sono la versione femminile dei Chipmas. Anche se all'inizio, nel primo episodio in cui si sono viste in Alvin Rock and Roll nel 1983, si erano scambiate proprio per le Chipmas. Ma poi alla fine dell'episodio si è subito scoperto che loro non erano, insomma, chi sono veramente, si sa. Ed è composto da tre scoiattoline: Britney Miller, Janet Miller, Eleanor e Eleanor, come volete chiamarla voi, Miller. È la sorella di mezzo, è la più vanitosa, la più bella di tutte, si vanta sempre di essere la più bella, di essere la più brava a cantare. È la fittizia, la cosiddetta fidanzatina di Alvin, anche se litigano spesso. Poi c'è Janet è la più alta, è la sorella maggiore, è quella che porta gli occhialoni grandi e è intelligente, ma allo stesso tempo imbranata e molto timida. È la cosiddetta fidanzatina di Simon. Poi c'è Eleanor o Eleonor, come volete chiamarla voi, insomma, non, Müller, ed è la più piccolina, la più golosona, la più paccioccona, ha due ciuffini biondi ed è la cosiddetta fidanzatina di Theodore. Poi c'è Dave Seville è il padre adottivo dei Chipmunks, è quello che li ha adottati ed è anche il loro manager.
sempre tirare fuori dai guai Alvin e i suoi fratelli. Poi c'è la signorina Müller. La signorina Müller è la madre adottiva delle Chiptes, scusatemi se non so pronunciarlo bene. Chiptes è la madre adottiva delle Chiptes ed è a volte fa anche la babysitter ai Chipmas, ma è segretamente innamorata di Dave. Poi ci sono Lily e Cookie, che sono la cagnolina e il gattino dei Chipmas. Vanni è la mamma dei Chickmas, che la ritrovano dopo tantissimo tempo, però Alvin non la perdona per averli abbandonati. Vanni ha deciso di abbandonare i tre fratelli, Simon, Theodore e Alvin, perché la notte in cui sono nati era una notte molto gelida e loro non sarebbero sopravvissuti. E per non lasciarli a morte certa, decide di lasciarli davanti al portone di casa di Dave, perché sapeva che Dave si sarebbe occupato di loro. Quando Vanni vede che Alvin, Theodore e Simon sono felici insieme a Dave, decide di lasciarli a casa con lui e di non portarli via con sé. Poi c'è Gandalf. Gandalf è il nonno dei Chipman. E poi c'è Harry, lo zio cattivo dei Chipmas, ed è l'antagonista di questa serie, ma appare solamente in quattro episodi. Beh, ragazzi, tantissimi personaggi. Io non mi ricordavo del gattino e della cagnolina, non mi ricordavo che a un certo punto sarebbe arrivata la madre. Magari è un fake, eh? Fatemelo sapere voi, ma magari è un fake. Questi sono i personaggi, quindi mi ha incuriosito sapere questa cosa e ho voluto condividerla con voi, anche perché comunque la storia di Alvin si sa, loro vogliono diventare un gruppo rock, i Chipmunks. I Chipmunks vogliono diventare un gruppo rock. Quello che voglio dire io è che è stata fatta la versione 3D, cambiati i doppiatori, cambiati tutti. Io, come vi ho detto prima, questo cartone animato me l'ha consigliato mia nipote. E sapete perché me l'ha? Non è che me l'ha proprio consigliato. Mia nipote questa settimana si è vestita e mi ha detto: "Zia, non so come vestirmi perché le mie amiche non sono d'accordo", avevano fatto mille proposte. Poi il giorno dopo mi fa: "Zia, abbiamo deciso. Da cosa vi vestite? Da Alvin Superstar". E allora ho detto: "Mamma mia, io non ho fatto il video su Alvin". Nonostante sono cresciuti con quella versione 3D, però comunque sia la versione 3D è figlia della versione cartone animato degli anni 80-90. Quindi questo ci fa capire che anche i bambini di adesso, nonostante magari li vedano in 3D e non li vedono così, però le storie appassionano anche a loro. Mia nipote ha 13 anni, quindi lei conosce sicuramente la versione 3D, però è la stessa versione che guardavamo noi in 2D, come Heidi che è stata rifatta in versione 3D, ma la storia rimane quella degli anni 80-70. Insomma, anche i bambini di adesso, comunque, rivedendoli in versione 3D, però sono sempre cartoni che sono figli degli anni 80 e 90. Questo ci fa capire che veramente negli anni 2000 anche i bambini di adesso si appassionano a quei cartoni
che noi guardavamo da piccoli disegnati così, disegnati, ma loro li riguardano perché sono stati rifatti e ridoppiati in 3D. Però sono sempre figli degli anni 80, quei cartoni. E appassionano anche i bambini e i ragazzini degli anni 2000. Possiamo fare un altro esempio, quello di Holly e Benji, cambiano i nomi. Holly e Benji, Capitan Tsubasa. Però la storia, se tu guardi Capitan Tsubasa e guardi Holly e Benji, la storia è quella. Per noi che siamo più grandi rimangono Holly e Benji, per i bambini degli anni 2000 sarà Capitan Tsubasa, ma la storia è quella degli anni 80. Quindi rimodernizzata in 3D non cambia niente, però la storia è sempre quella. Quindi tutti questi cartoni animati che comunque loro guardano, e poi altre idee erano addirittura i puffi. Per vestirsi, quindi sono tutte idee che riguardavano gli anni 80. Quindi questo ci fa capire che forse i bambini hanno bisogno di quella educazione, insomma, di quei cartoni animati che veramente guardavamo noi da piccoli. Io mi ricordo che quando era piccola mia nipote, adesso ha 13 anni, a 13 anni si è vestita da Alvin Superstar, no, da Theodore, lo devo dire, da Theodore, ed era il mio preferito, Theodore. Però quello che ci fa capire questa cosa, quella che mi ha fatto capire questa cosa, è che anche i bambini degli anni 2000 si affezionano ai cartoni animati anni 80, 90, 70, ai nostri cartoni animati. Forse non voglio esagerare, li amano più di quelli che sono stati fatti nei 2000. Se vi è piaciuto questo video, commentate con un cuoricino rosso, un cuoricino blu e un cuoricino verde, come i Chickmas. Io vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo. Commentate anche su qual era il vostro Chickmas preferito di Alvin Superstar. Un bacio enorme, un sorriso enorme. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!